Benvenuti a questo incontro organizzato dal Circolo PD di Gioi, avente ad oggetto PSR Campania 2014-2020, prospettive ed opportunità per le aree interne, quali opportunità per le aree interne. Ne discuteremo a breve insieme agli illustri relatori che ci onorano della loro presenza e che vado subito a salutare. Permettetemi però di ringraziare il nostro parroco Don Guglielmo Manna che ci ha concesso la saletta qui all'interno della chiesa di Sant'Eustachio. Franco Alfieri, assessore regionale all'agricoltura, consigliere delegato del presidente e sindaco di Agropoli. Grazie Franco per essere sempre pronto, disponibile e presente nonostante i tanti impegni qui a Gioi ogni qualvolta c'è un'iniziativa. Grazie. È venuto tante volte a Gioi, oggi ritorna però ricoprendo una carica istituzionale importante che gli è stata conferita da qualche settimana, ovvero vicepresidente della provincia di Salerno, Luca Cerretani. Luca, auguri a un giovane brillante vice sindaco di Tor Chiara. Grazie Luca per essere qui. L'ingegnere Mauro Inverso, vicepresidente del GAL Cilento Rigenerazio e sindaco di Orria. A questo incontro non poteva mancare un tecnico, ovvero una figura professionale che si occupa di PSR, che ha lavorato e lavora nell'assistenza alle aziende agricole che vogliono investire attraverso il piano di sviluppo rurale. Personalmente io sono legato da un'amicizia profonda che arriva da lontano e da qualche anno ho intrapreso un percorso professionale che ci vede quotidianamente insieme impegnati, l'agronomo Pasquale Alario. Doveva essere presente anche Nicola Landolfi, segretario provinciale del PD, che però per problemi di salute non è potuto essere qui presente. Si scusa, auguriamo a Nicola pronta guarigione. Graziano Barbato, segretario del Circolo PD di Gioi, a te la parola per i saluti iniziali. Prego. Cari amici, vi ringrazio di cuore per essere qui questa sera a questo importante appuntamento organizzato dal Circolo del PD di Gioi e di cui mi onoro di essere il segretario. Permettetemi, prima di cominciare, di rivolgere un affettuoso pensiero a due persone che prematuramente hanno lasciato la nostra comunità. Vi pregherei di fare un grosso applauso a Nicola Ferra e Antonio Lisa, militanti storici del Partito Democratico, ai quali mi legava un sentimento fortissimo e rispetto e amicizia profonda. Ringrazio per la presenza qui questa sera gli illustri relatori che, senza dubbio, ci descriveranno dettagliatamente alcune misure del PSR. Un affettuoso saluto voglio riservarlo al sindaco ingegnere Mauro Inverso, sindaco di Orria, al neo eletto vicepresidente della provincia, nonché mio grande amico Luca Cerretani, e a Franco Alfieri, che non ha bisogno di presentazioni, al quale mi lega un sentimento di amicizia fraterna. Amici miei, seri problemi mi hanno costretto negli ultimi tempi a stare lontano dallo scenario politico, ma sappiate bene che io sono rimasto sempre dietro le quinte a seguire quello che nel frattempo accadeva nel mio partito, ma soprattutto nel mio paese. E dietro le quinte ho subito silenziosamente comportamenti che ancora oggi non mi spiego. Mi riferisco a convegni organizzati in questi ultimi mesi nel mio comune e di cui non sono stato reso partecipe, nonostante la mia continua disponibilità
Ma oggi, se sono qui con voi, vuol dire che la mia passione per la politica è la voglia di collaborare ai progetti che interessano il nostro territorio sono più forti di qualunque ostacolo. Ho voluto organizzare questo evento per rendervi partecipi, come ho sempre fatto, di quello che accade lì fuori e delle possibilità che possono essere colte da chi ha da tempo deciso di restare e trarre reddito della nostra magnifica terra. Infatti il PSR rappresenta attualmente una possibilità per tutti. In un momento come questo, che ci vede impegnati nella scelta del nuovo segretario nazionale, è compito di un partito importante come il PD far sentire la propria presenza. Perciò io credo che anche qui a Gioi si debba intraprendere un percorso politico coinvolgente, guidato da una classe dirigente innovativa per un nuovo patto generazionale. Le sfide che ci attendono sono importanti e decisive. Dobbiamo tutti insieme essere uniti e compatti per riscrivere le sorti del nostro territorio. Vi saluto recuperando una frase che è da anni impressa nella mia memoria e che appartiene a un uomo che non ha mai smesso di sperare, Nelson Mandela. Se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile, arriverai alla sua testa. Se gli parli nella sua lingua, arriverai al suo cuore. Spero di essere arrivati al vostro cuore. Grazie a tutti. Grazie, grazie Graziano. Tu parlavi di opportunità straordinaria per il nostro territorio. È così, il programma di sviluppo rurale 2014-2020 rappresenta senza dubbio una possibilità straordinaria ed importante per la regione Campania, anche perché rispetto al passato deve anche invertire il trend rispetto all'utilizzo dei fondi europei, soprattutto per i territori rurali, dove è presente un gap di competitività legato a debolezze del tessuto agricola. Grande attenzione è data ai giovani che vogliono impegnarsi nel mondo rurale, favorendo il ricambio generazionale. Attenzione però, non deve passare il messaggio sbagliato, mi scuserete per l'affermazione, andiamoci a prendere una cosa di soldi. Niente di più sbagliato. L'agricoltura infatti rappresenta una prospettiva concreta per le nuove generazioni, anche come ingresso nel mondo del lavoro, anche e soprattutto nei nostri territori, anche nel nostro comune. I nostri nonni e in parte anche i nostri padri sono riusciti a ricavare un reddito dall'agricoltura e a vivere di agricoltura. Però deve cambiare la mentalità, l'approccio verso questo settore. Bisogna essere giovani agricoltori qualificati e con una visione proiettata nel futuro di questo settore. Sui primi quattro bandi del PSR giunti a scadenza il 24 di gennaio scorso, che hanno visto ben 2.274 domande presentate, insieme all'agronomo dottor Alario, caro Franco, abbiamo lavorato su alcune aziende del territorio che hanno deciso di investire tramite il PSR. In verità le aspettative di come fossero strutturati i bandi erano un attimino diverse da quello che poi è stata la realtà su cui abbiamo dovuto lavorare. E a tal proposito, senza dilungarmi, ti voglio citare alcuni dati di un sondaggio che ho letto sul settimanale L'Informatore Agrario, dove anche tu rilasci quotidianamente delle interviste quale delegato del settore. Questo sondaggio ha coinvolto 1.000 tra
agricoltori e tecnici, e ha coinvolto oltre al PSR anche la PAC, che è la politica agricola comunitaria. Il risultato parla chiaro, la burocrazia è il principale difetto della PAC. Infatti, per il 51% si evidenzia come problema la troppa burocrazia, mentre per il 28% si ritengono vincoli troppo restrittivi per accedere ai finanziamenti. La troppa burocrazia è l'impedimento maggiore anche per l'accesso alle misure del PSR, che non escono bene dal sondaggio. Il 35% ritiene che siano inadeguate alle necessità della propria azienda, mentre il 15% lamenta un ritardo eccessivo nei pagamenti. Perché vedi, ad esempio, anche quello che sta succedendo in questi mesi, in queste ultime settimane, per il rilascio dei libretti UMA per il carburante agevolato, è qualcosa di incomprensibile, e ti assicuro che per chi ha rapporti quotidiani con gli operatori dell'azienda diventa tremendamente difficile far capire quello che succede. Noi sappiamo bene l'impegno, la passione, la voglia, la responsabilità che tu stai mettendo in questo nuovo cammino che da poco hai intrapreso, perché per te parla un curriculum di ottimo amministratore pubblico. A te, caro Franco, quindi l'onore e l'onere di far sì che i sogni, le speranze di una nuova generazione non siano soffocate da qualche grigio burocrate della regione Campania, che a differenza tua e di chi sta a questo tavolo non ha certo come priorità lo sviluppo e il riscatto di questo territorio. Alla politica quindi, e ad un partito grande come il PD, il compito di scrivere una nuova pagina per questo territorio, per la regione, per il Cilento. Pasquale, io credo che a questo punto tu ci potrai dire meglio di me come è la situazione, prego. Va bene. Buonasera a tutti. Allora, io devo un po' riprendere quello che ha detto l'amico Palladino. Diciamo, il PSR è uno strumento veramente straordinario col quale si può, non dico si potrebbe come era venuto, ma si può fare moltissimo. È uno strumento molto articolato, per cui non è qui la sede per illustrare adesso le misure, eccetera, non è proprio, però sono 19 misure, insomma, che spaziano dall'approccio LEADER ai progetti collettivi, alla cooperazione, alle misure per le aziende, insomma, agli interventi per il territorio, delle strutture, eccetera. Quindi si può fare veramente di tutto. Però noi non ci possiamo fermare adesso alle cose positive. È stato fatto uno strumento ottimo. L'ultima revisione approvata è una cosa importantissima. Il problema, però, le criticità quali sono e quali abbiamo viste con gli ultimi bandi che sono stati approvati e chiusi? Il problema è quello principale della burocrazia, perché abbiamo assistito ad alcune situazioni, Alfieri lo sa sicuramente, per esempio la questione delle spese tecniche che dovevano avere un preventivo per ciascun, più di un preventivo per i tecnici, è una cosa che veramente non sta né in giro né in terra. L'ordine ha fatto anche delle comunicazioni alla regione, perché non mi sembra che non siano state date risposte, per cui alcuni l'hanno messi questi preventivi, altri non l'hanno messi, quindi si discute su questa cosa ancora oggi, tant'è vero che mi risulta che è stata fatta una riunione anche in regione recentemente, non lo so, per questa questione. Poi magari Alfieri ci spiegherà anche questa cosa. Ha creato, insomma, quello che era proprio il presupposto principale che c'era in questione, era proprio quello di limitare molto la burocrazia, di diciamo semplificare. Invece ci è sembrato che un po' di complicazioni ci fosse stato. Una cosa come questa si è verificata per la prima volta,
insomma, la richiesta dei preventivi per le spese tecniche. E questo solo per dirne una. Poi l'altro problema che si è constatato è quella di cui che io chiamo la strutturazione della parametrizzazione, diciamo. Quindi la questione dell'APS, della produzione standard, troppo alta per questo territorio, il parametro, diciamo, di moltiplicazione dell'APS per i progetti portava comunque a progetti molto più... queste cose, io so benissimo che gli amministratori hanno lavorato e stanno lavorando su questa cosa, però è importante non abbassare, insomma, la guardia su questi aspetti, altrimenti, diciamo, i progetti non si riescono a fare come si vorrebbe, non si possono dare risposte adeguate alle aziende. Insomma, noi speriamo, siamo fiduciosi che i nuovi bandi saranno, diciamo, più fattibili, più adattabili anche alle diverse situazioni che si possono verificare per le aziende. Noi agronomi, tutti gli agronomi del territorio, non solo io, ma anche i funzionari della regione che sono presso gli uffici di zona, sono chiaramente disponibili per tutte le aziende per dare tutte le informazioni, valutare le singole situazioni, perché non è possibile dare delle risposte generiche. Ogni azienda, ogni situazione deve essere studiata, deve essere analizzata per trovare quali sono le soluzioni più adeguate per le necessità delle aziende, come anche per gli interventi, diciamo, di tipo più articolato, come i progetti collettivi, eccetera. Non credo sia il caso di parlare, ripeto, delle singole misure, ma questa è la situazione. Se i nuovi bandi avranno questa conformazione di maggiore flessibilità, di riduzione della burocrazia, più senso pratico, diciamo, nei bandi, allora sicuramente questo strumento, come è articolato, a volte è perfino troppo articolato, insomma, però offre veramente la possibilità di intervenire su moltissimi aspetti della ruralità del nostro territorio, insomma. Questo è quanto si può dire, insomma. Mauro, è di ieri il comunicato della Regione Campania che ha approvato la graduatoria unica regionale definitiva relativa al bando per la selezione dei gruppi di azione locale, i GAL, e anche il GAL Cilento Rigenerazio, di cui tu sei vicepresidente, è in graduatoria. Ci vuoi parlare di questo importante risultato? Ho ottenuto 7 milioni di euro. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti, grazie a Graziano, al Circolo di Gioi che ha organizzato questo incontro e ci ha dato la possibilità, neanche dopo 24 ore dalla pubblicazione definitiva, di parlare di questa situazione. Innanzitutto devo dire che il GAL Cilento Rigenerazio, da quando è partito 5 anni fa, quando l'abbiamo messo in piedi, e con il nostro coordinatore, l'allora coordinatore Luca, abbiamo lavorato tantissimo, punto tale da poter far arrivare questo GAL, a differenza di un punto rispetto al primo, in graduatoria come secondo. Quindi eravamo partiti quasi sconosciuti, oggi siamo un GAL abbastanza, perché ha lavorato benissimo nei 5 anni precedenti. Ovviamente non ci fermeremo così qui, lavoreremo intensamente affinché questo finanziamento che la Regione ci ha riconosciuto, 7 milioni, vero Franco? E poi con Franco e Luca alla Regione, che ci sosterranno e ci seguiranno e ci daranno i consigli giusti per poter fare in modo che questi soldi vengano spesi in maniera ottima per lo sviluppo del territorio, lavoreremo intensamente e faremo promozione e animazione sul territorio affinché si capisca quali sono innanzitutto le esigenze e spronare il cittadino ad investire, sia sotto l'aspetto pubblico che privato. Avremo una serie di misure, non disperderemo ovviamente quanto noi abbiamo e facciamo in modo, il nostro obiettivo, l'obiettivo del GAL è quello di fare innanzitutto sviluppo sul territorio, perché quello è l'obiettivo del gruppo di azione locale.
sviluppo locale sul territorio, la messa in rete e lavorare in maniera tale che si crei produttività per il futuro. Ormai diceva, lo dice sempre Franco nei suoi interventi, la fase, diciamo, della sistemazione di una strada o di un sentiero è finita, la fase del restyling o della cosmesi, di come questa sera mi ha meravigliata Stella questa parola, mi è rimasta impressa. La cosmesi è finita, perché dobbiamo pensare che questi soldi che la Comunità Europea ci mette a disposizione servono per fare in modo che che i territori non vengano abbandonati a se stessi e che si crei sviluppo, economia e che il prodotto interno lordo aumenti sempre di più. E noi lavoreremo in questo senso, noi abbiamo le nuove misure, che sono le misure 6 e 7, e lavoreremo sull'ex misura 321, l'ex 313, l'ex 323 per quanto riguarda la parte pubblica. Poi ci sarà la parte privata, ma poi la cosa importante sono le misure 6 per la parte privata, ma la cosa importante è la cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale che fa in modo che quanto noi andiamo a produrre e quando noi andiamo a realizzare lo possiamo mettere in rete, lo possiamo sviluppare con i partner e con altri partner europei. Noi abbiamo avuto già un'esperienza con la vecchia programmazione di cooperazione internazionale, però noi dobbiamo sempre prendere l'esperienza precedente per migliorare sempre di più e fare in modo che ciò che noi produciamo lo possiamo rendere e vendere come prodotto all'esterno, perché questo significa fare economia. Ma ci tengo a precisare una cosa: noi lavoreremo affinché non diventino puntuali degli interventi, ma si vengano messi in rete il lavoro di gruppo, il lavoro di cooperazione. Il lavoro di cooperazione non solo a livello nazionale e internazionale come Gallo o come società, ma lavoro di cooperazione anche tra i giovani, tra coloro che vogliono investire con la loro persona, ma da soli non andranno da nessuna parte. Quindi faremo in modo che tutti assieme si possano mettere, tutti quanti che vogliono investire o in agricoltura o in altri settori possano lavorare in maniera tale che messi assieme diventi un lavoro di gruppo e un lavoro che per far sviluppare davvero un territorio. Perché le piccole realtà o i piccoli proprietari terrieri o piccoli appezzamenti di terreno non vanno da nessuna parte. Si parlava prima, Pasquale parlava di burocrazia, ma io dico ci sono anche degli altri elementi che penalizzano a volte i nostri territori, quelli del terreno, delle quantitative di terreno limitati. Bene, questo dove ci porta? No, la polverizzazione del territorio, quindi dei terreni da mettere a produzione. E allora qual è l'obiettivo? È quello di far mettere assieme, di cooperare, di mettere assieme tanti giovani che vogliono crescere, anche perché la Regione, attraverso i fondi della Comunità Europea, mette a disposizione come primo insediamento ai giovani di poter riavviarsi con i primi 40.000 euro o 50.000 euro a secondo del territorio se arriegato in area protetta o meno, e poi da lì dà fino al 90% degli investimenti. Ma se non si mettono assieme, non decidono di produrre e di produrre veramente per far crescere veramente un prodotto un interno lordo, allora davvero noi abbiamo perso la scommessa. Questo è il nostro obiettivo in questi anni come GAL, di poter investire di poter spendere bene questi 7 milioni, anche perché poi sicuramente, credo, con la presenza di Franca e col sostegno anche di Luca, potremmo fare in modo che questi 7 milioni, se andiamo a investirli bene, possono crescere. E quindi questa è la nostra scommessa, noi ci crediamo, speriamo che da parte dei cittadini, attraverso la nostra animazione, attraverso la nostra informazione, ci credono, i giovani soprattutto ci credono, noi siamo qui a vostra disposizione. Grazie. Io volevo anche salutare gli amministratori locali presenti, tra cui Franco Grombone, il vice sindaco di Orria, e volevo invitare, dopo l'intervento di Luca, se qualcuno vuole fare qualche dichiarazione, un proprio intervento, il microfono è libero. Prego Luca. Grazie Antonio, grazie a tutti voi della partecipazione, a tutto il tavolo dei relatori.
Innanzitutto voglio ringraziare Graziano per l'invito e io stasera qua non nego che mi sento a casa mia, perché ci sono tanti amici, ci sono persone a cui mi sento legato personalmente più che da magari da un contatto di tipo politico, di lavoro. Vedo gli amministratori di Rutina, Aniello, Anna, tanti amministratori che stiamo sempre insieme in tante battaglie, e che anche in questa dobbiamo essere compatti e immaginare quale deve essere il futuro del nostro territorio. Questo come? Immaginiamo il PSR non come una scatola vuota, come un contenitore pieno di soldi, ma come la salvezza del Cilento. Il dottore Alario prima ci ha evidenziato quelle che sono alcune criticità oggi da parte dei bandi, di cui noi siamo ben noti, e su cui stiamo lavorando, perché io ho la fortuna di essere nella segreteria politica di Franco Alfieri, di aver seguito gran parte del processo di revisione del PSR, e non vi posso escludere, diciamo, quella che è il quadro iniziale da cui siamo partiti. Siamo partiti che nell'assessorato, quando Franco mi chiamò e mi disse lascia il GAL, vieni con me a Napoli, non c'era ancora il computer ma c'era tanta gente davanti alla porta, perché c'era il bisogno di parlare, c'era il bisogno di ascolto. Fino ad allora si era fatto solo un PSR sulle carte, all'isola centro direzionale, all'isola 6, dal 13° al 17° piano. Si concepiva come dovesse essere lo sviluppo dei territori, non su quelle che erano le problematiche e i fabbisogni, ma su come doveva essere l'impegno della spesa. E su questo è stato il punto di partenza da cui abbiamo detto forse è il momento di cambiare, di portare una revisione sostanziale, di non appesantirci sulla burocrazia, come diceva il dottore, di non seguire quelle che magari sono queste lungaggini amministrative, e di immaginare un percorso diverso. Un percorso diverso che è stato tortuoso, che la Regione Campania è una macchina elefantiaca. Vi immaginate solo che ha un direttore generale, 22 dirigenti e 1300 funzionari, quindi qualcosa di molto diverso rispetto al GAL dove era abituato a operare, rispetto ai comuni che Franco ha amministrato per 30 anni e alla concezione pure della politica che fino adesso abbiamo avuto noi amministratori del Cilento, tanti amministratori bravi magari sui territori. Abbiamo avuto diciamo, l'opportunità di confrontarci in un altro contesto, però in questo contesto abbiamo subito immaginato quello che deve essere il percorso. Innanzitutto Franco ha ascoltato tutte le associazioni di categoria, gli operatori, i cittadini, tutti coloro che volevano dare un contributo. E questo è stato il primo punto, perché fino adesso non c'era stato nessuno in grado di garantire la disponibilità all'ascolto. Su questa disponibilità abbiamo ricevuto i contributi su tutte le misure. Dopo aver ricevuto tutti i contributi, si è immaginato che questi contributi dovessero entrare a far parte del PSR, che non era una macchina di sviluppo, era una macchina di spesa. Perché per quanto si dica che i fondi europei tornano indietro, noi abbiamo scoperto subito che il 93% del PSR, se dico bene Franco, nella scorsa programmazione è stato speso e è stato rendicontato. Quindi vuol dire che sull'agricoltura i fondi si spendevano. Bene, male, ma intanto si spendevano, non come diciamo sugli altri fondi dove non si arriva nemmeno alla spesa. E io ricordo un giorno drammatico che era poco prima di Natale, quando ci eravamo dati di termine fine dicembre per presentare la revisione, e arrivano i vari funzionari che hanno presentato le osservazioni al programma, le mandano, che io ho questo onere di guardare un po' la documentazione, e ricordo che scrissi un messaggio a Franco, dice, Franco, al momento qua c'è tante chiacchiere, tante parole che cambiano, ma non c'è sostanza. E lì devo dire che nonostante a pochi giorni prima della chiusura del tempo massimo per presentare la revisione, il qui presente consigliere delegato all'agricoltura, con pugno fermo sul tavolo e guardando in faccia i dirigenti, ha fatto capire che forse il momento delle chiacchiere, il momento di stare lontano dai terrori è finito, imponendo quelle che dovevano essere le modifiche che servivano ai territori,
perché il PSR era partito come una serie infinita di misure e sottomisure e non aveva dei progetti in grado di collimare tutte queste sottomisure in progetti reali. Non c'erano tre righe sui progetti collettivi, tre righe sui progetti di filiera, non c'era un sottoprogramma, non c'era l'anima che doveva servire alle aree marginali. E i dirigenti se lo sono fatto piacere, perché poi alla fine in questo percorso la burocrazia, l'amministrazione è servente della politica, perché quella è la funzione che le dà la Costituzione, perché la politica indica quelli che sono gli obiettivi che devono avere questi piani, questi programmi. L'amministrazione deve servire i territori, l'utenza e coloro che rappresentano i cittadini. E su questo programma abbiamo inserito i progetti integrati, i progetti collettivi, gli strumenti finanziari per il credito, i progetti di filiera. Sulle problematiche che evidenziava il dottore, noi ci abbiamo pensato, ci abbiamo lavorato, però su quanto riguarda i tre preventivi, io lo so, è una fesseria, diciamoci, però tutto non nasce dal caso, perché alla fine noi ci confrontiamo con una classe dirigente che comunque deve salvaguardare quelli che sono gli interessi dell'amministrazione e l'Europa, con cui noi abbiamo avuto diversi dialoghi adesso anche in sede di comitato di sorveglianza con il rapporteur, è estremamente disponibile a un dialogo e a capire quelle che sono le problematiche dei territori. Però, come tutti noi, ognuno di noi ha, diciamo così, una pecca, l'Europa ha l'attenzione massima alla libertà di concorrenza. Quindi loro su questo hanno i paraocchi e quindi vanno avanti a oltranza, e secondo loro qualsiasi servizio possa essere fatto da un operatore piuttosto che da, deve essere confrontabile. E su questo ci sono una serie di audit che hanno portato poi i dirigenti a immaginare questa cosa. Però noi non ci facciamo preoccupare, non vogliamo fare mondoni di carte, anche perché anche noi abbiamo dovuto prendere le misure, ma abbiamo già immaginato che faremo un tariffario dove metteremo dei prezzi standardizzati per tutte queste attività, in modo che sia sui servizi che sulle forniture non ci sia quel trattore della stessa marca che magari da Gennaro costa 1000 euro e da Aniello costa 20.000, in modo che abbiamo una parità di trattamento nei servizi e nelle forniture con dei prezzari che siano comparabili a quelli che sono magari per i lavori, in modo che si abbia una parità e un'equità, diciamo, nelle attività. Poi l'APS è un problema atavico, un problema che ci è dettato da un regolamento europeo. Io mi pare che la prima questione che mi sottopose Franco fu proprio una questione dei limoni sulla costiera amalfitana. Quindi, cioè, è lì il problema, è sentito, è forte, diciamo, ed è chiaro che l'APS è un vincolo, un'opportunità, perché ci costringe anche ad immaginare processi di condivisi di cooperazione sui territori, e su questo ci sono delle modifiche importanti, perché Franco ha voluto che anche i progetti per i comuni dovessero essere tra di loro integrati, i progetti di cooperazione dovessero essere reali, non sulle carte, e quindi dare un taglio di concretezza a queste opere. Perché? Perché noi non dobbiamo dimenticare che il PSR sta nella sfera della competitività, quindi noi non facciamo le cose perché debbano essere delle attività di utilità sociale. Il PSR serve per lo sviluppo dei territori, per l'integrazione del reddito e per far restare le persone sui territori. Non siamo un ammortizzatore sociale. Tolto questo, nonostante, diciamo, la voglia di investire su questi obiettivi, comunque l'assessorato tramite il consigliere Alfieri proporrà un sottoprogramma dove sposteremo l'obiettivo dalla competitività al governo del territorio, perché è vero che ci sono i problemi dell'APS, ma dobbiamo anche scommettere su quello che deve essere il governo del nostro territorio, perché sennò ce lo dobbiamo andare tutti quanti. Ora io non voglio togliere più tempo, vi ho dato quello che è le modifiche più importanti, diciamo, del PSR, quelle che sono state fatte, quelle che abbiamo in mente per i prossimi mesi e che porteremo avanti. La cosa però importante che dobbiamo immaginare in questo momento non è pensare alla misura, alla sottomisura, al preventivo. Oggi dobbiamo immaginare un discorso comune,
perché i soldi ci sono, sono 1,8 miliardi, ma non sono infiniti e non ci consentiranno di fare progettualità su progettualità. Immagino la 313, quella per le iniziative turistiche, dove io come amministratore a Torchiara ne ho fatte 3 e una pure col GAL. Però oggi non c'è più modo di progettare, fare progetti su strade, su interventi di fruizione turistica, centri sociali, come è stato nella precedente programmazione. Immaginiamo quello che serve per i territori. A Gioi serve magari quello che sarà un intervento su un centro sociale, su un percorso turistico, su un'iniziativa di tipo viario. Immaginiamo la concretezza di un percorso partecipato insieme con i comuni, col GAL, che ha avuto Mauro il decreto come vicepresidente poche ore fa. Cerchiamo di integrare i fondi tra i vari comuni e tra, diciamo, senza aspettare un coordinamento regionale che è complesso, che è difficile e che tante volte non ce lo farà mai fare l'Europa, perché l'Europa ci dà dei vincoli talmente stringenti che è complesso cercare poi di unire strategie, interventi diversi, c'è la programmazione unitaria, però diciamo che rispetto alle esigenze reali e concrete, una programmazione unitaria sarà forte sui grandi progetti, ma su quello che ci serve sui territori io ho difficoltà a immaginare un intervento concreto da qua alla chiusura della programmazione. Per questo io ci tengo a dire, oggi il Cilento vive un momento storico, perché mai come in questo momento il Cilento ha rappresentanti in seno a tutti i livelli. Io sono stato eletto vicepresidente, abbiamo della provincia Mauro, abbiamo tanti sindaci, amministratori, che siamo prima amici e poi amministratori, diciamo, sui territori, perché vogliamo bene al territorio dove viviamo. In seno al Consiglio regionale abbiamo dei consiglieri che rappresentano la comunità e abbiamo Franco Alfieri, che è il consigliere delegato all'agricoltura, alla caccia e alla pesca, ed è una persona che abita a pochi chilometri da qui e conosce benissimo ogni centimetro del nostro territorio. La sfida qual è? La sfida non è dire siamo arrivati, perché noi non siamo arrivati da nessuna parte. Noi siamo in un momento drammatico in cui io, che ho 32 anni, ho difficoltà a immaginare quello che è il mio futuro, ho difficoltà a dire come e quando mi sposerò, se lo farò e se non me ne devo andare da questo territorio. Però, la cosa che voglio fare è sicuramente lottare per questo territorio. E come lo voglio fare io, lo farà Graziano, lo faranno tutti i giovani che ci sono qua in questa sala e che vogliono scommettere di non andare via. Ma non andare via non significa aspettare che Franco Alfieri ci trovi il posto, perché queste cose sono finite. Cioè è il sogno di aspettare il posto al comune, il posto in banca o il posto da qualche altra parte, ormai sono o alla comunità montana, è passato. Immaginiamo di diventare imprenditori del nostro territorio, e l'impresa del nostro territorio parte dall'intelligenza e dalla volontà di fare le cose. Abbiamo 1,8 miliardi, abbiamo ago e filo per immaginare quello che deve essere il percorso, perché nessuno ci toglierà niente ed è il momento su cui dobbiamo scommettere, fermo restando che il cambiamento parte da di noi. Se noi partiamo e siamo forti sui territori e riusciamo a implementare cose che servono, ce le ritroveremo, e può darsi che su questi territori non ci vivono solo i cinghiali. Ma se da qua, su questi territori, immaginiamo solo di continuare a rifarci le seconde case, di fare centri sociali che poi dopo alla fine non saranno chiusi perché non ci sono le persone che ci vanno, allora la sconfitta è già in partenza. Però io sono positivo, perché lo devo essere per forza. Sono positivo perché secondo me vedo negli occhi delle persone la voglia di fare, la volontà di cambiamento, è un grande leader. E non è piaggeria e non è rimprovero che mi possono fare, dico tu sei legato a Franco perché magari avete un legame particolare. No, oggi Franco è l'unica persona che può dare l'indirizzo in questo territorio, lo può dare, lo può portare avanti e lui ha la concretezza e la forza per dire che qua le cose devono cambiare, e se non le cambieranno sarà nostro demerito. Franco, io ti chiedo una cosa, come vicepresidente della provincia, io presenterò una marea di progettualità alla Regione Campania, dalle strade, alle scuole, al PSR, il GAL tramite l'amico Mauro presenterà progetti per 12 milioni, te lo posso dire già con certezza. Devi sbattere i pugni e dire questo territorio non deve perdere quello che merita e quello che gli spetta, perché noi in questo momento abbiamo e dobbiamo
recuperare il gap che ci differenzia dagli altri territori, che non è un gap che è incolmabile, è un gap che dobbiamo colmare noi con la volontà, la voglia di fare e soprattutto con la concretezza. C'è qualcuno che vuole intervenire dal pubblico? Altrimenti passiamo la parola a Franco per le conclusioni. Per la verità io non vorrei fare un intervento, ma fare una domanda a Franco Alfieri, che lo conosco benissimo da anni. Come giustamente dice Luca, devi sbattere i pugni. Franco, io questa domanda te la volevo fare già da, non a inizio anno, ma diciamo un mesetto fa, ti ho mandato pure qualche messaggio. In questo momento stiamo assistendo, in qualità di tecnico, no? Con il passaggio delle funzioni alla regione, dei servizi dell'agricoltura delle province, in effetti, stiamo assistendo a questo fenomeno, eppure la cosa già si sapeva in partenza da tempo, da un annetto e più, della questione dei carburanti, dell'approvvigionamento dei carburanti agricoli. Chiaramente i territori mondani, i nostri territori mondani, sono, diciamo, un po' meno interessati a questo fenomeno, perché sono più frastagliati, c'è meno frequenza, diciamo, rispetto alle zone che sono meno consumi rispetto a quella che è la Piana del Sele e le altre realtà della regione Campania. Ebbene, io mi meraviglio che ancora non hai preso di pugno questa situazione, perché è diventata una cosa insostenibile. Cioè, noi assistiamo giorno per giorno agli uffici della regione a Salerno una miriade di gente che va lì per l'approvvigionamento, per l'assegnazione dei carburanti, e questo fatto sta diventando proprio, una cosa che chiaramente diventa anche per i rappresentanti, come sei tu, il rappresentante nostro dell'agricoltura, diventa una cosa non piacevole, in effetti. Eppure io pensavo che tu saresti intervenuto già sul fatto del vecchio sistema che noi avevamo nella provincia di Salerno, e come erano pure nelle altre province, che erano collaudatissimi. Mi sarei aspettato già da qualche tempo, ecco, un'iniziativa di carattere politico nei confronti di chi gestisce questa situazione, che in occasione di queste particolari esigenze saresti intervenuto già con il fatto di riaccreditare il vecchio sistema dell'UMASIS, anche per consentire alla gente di potersi approvvigionare in tempo, perché poi in sostanza noi siamo arrivati in primavera e la cosa sta diventando veramente insostenibile. Questo è quello che ti volevo dire da tempo e te lo dico questa sera. Grazie. Prego, Franco. Franco Grombone non ha bisogno di presentazioni. Prego. No, molto, molto velocemente. Innanzitutto voglio ringraziare Graziano e Antonio che hanno in qualche maniera rivitalizzato un poco la politica nel paese, perché ormai era rappresentata soltanto dai capelli bianchi. Finalmente due ragazzi che rappresentano, fra l'altro, un po' la punta di diamante di un gruppo di ragazzi che in qualche maniera noto che si stanno muovendo nel paese, e quindi sicuramente questa è una nota di merito, ed è importante che in qualche maniera cominci una nuova generazione, perché c'era stato probabilmente un gap tra la generazione nostra, mia, di Mauro e anche di Franco Alfieri, con un salto generazionale praticamente totale, con una cesura netta per quanto riguarda un gruppo di persone che si sono allontanate completamente dalla politica. Quindi mi auguro che questo continui, mi auguro che a breve si organizzi pure il voto delle primarie per la scelta del segretario, oltre al voto delle primarie poi successive per la scelta del candidato premier. Voglio ringraziare Mauro, Franco Alfieri e
Alario in rappresentanza dei professionisti, l'altro convenuto per l'impegno, e fra l'altro mi piace la presenza di Franco Alfieri, che già più volte ho avuto modo di apprezzare negli interventi che ci sono stati in altre manifestazioni organizzate o dal Comune o lo stesso da Graziano, per il fatto che precisi finalmente in maniera netta che questa occasione che c'è, ancora c'è e ci sarà sicuramente almeno fino al 2020, deve essere finalmente utilizzata per creare sviluppo, non per alimentare clientele come è avvenuto spesso nel passato. E mi auguro che i ragazzi di Gioi, che in qualche maniera su questo sono sicuramente si stanno impegnando e stanno verificando le opportunità che ci sono, di verificarle fino in fondo e di accettare la sfida e pensare a creare sviluppo, pensare a creare impresa piuttosto che raccattare qualche euro per tirare avanti. Questo non serve a niente, questo non produce niente per il territorio, non produce niente per il futuro, non produce niente per loro. Quindi è importante che comincino finalmente, utilizzando anche le competenze, gli impegni delle persone che ci sono e che certamente l'occasione è assolutamente favorevole per il Cilento, ma deve essere sfruttata fino in fondo. Se pensiamo ancora, come forse è avvenuto nel passato, di cercare di presentare il progetto per raccattare qualche euro, alla fine avremo sprecato un'ulteriore occasione. Allora io invito soprattutto i ragazzi di Gioi di pensare seriamente a fare impresa, a inventarsi le cose, anche cose diciamo non della tradizione locale, tipo che so, qualche ragazzo che ha cominciato a fare a provare la produzione produzione nuove, tipo Francesco Beltrani, che ha cominciato a provare la produzione di zafferano, le produzioni comunque locali, tipo il fico bianco, tipo attività l'olio del Cilento. Sicuramente queste produzioni è importante in qualche maniera sostenerle e riprenderle, ma è importante comunque entrare con la mentalità di cominciare a creare impresa, a cominciare a crearsi il futuro senza sperare nella comunità montana, che ormai non riesce nemmeno a garantire più le giornate ai lavoratori che ci stanno da 20 anni, o pensare di entrare nella pubblica amministrazione, cosa anche forse necessaria. L'idea e la proposta del presidente De Luca sicuramente è assolutamente interessante, anche se però è ovvio che non può, se non sostenuta dal governo, non può andare avanti, perché la possibilità di assumere la pubblica amministrazione è ancora praticamente bloccata. Sicuramente quell'idea è interessante, l'idea di assumere per svecchiare la pubblica amministrazione 200.000 giovani nell'Italia meridionale, che comincino ad entrare anche attraverso meccanismi particolari tipo tirocinio o cose del genere, però questo significa che ci deve essere un impegno reale e sostanziale del governo in questo senso, e penso che sarà una cosa necessaria. Io penso che nell'arco di non molto tempo dovranno arrivarci, perché non è pensabile che la pubblica amministrazione continui a invecchiare. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che ha un'età media ormai di 54 anni. Io faccio parte della pubblica amministrazione e dovrò andare a lavorare con il bastone, perché dovrò arrivare alla pensione a 67 anni e 4 mesi. E penso che sicuramente in questa maniera non c'è proprio la possibilità. La pubblica amministrazione è assolutamente importante anche per lo sviluppo di una nazione, e pensare di poterlo avere con persone che ormai comunque, per quanto possano essere impegnate, per quanto possano dedicarsi all'attività che svolgono, sicuramente non possono dare più di tanto se sono ormai decisamente vecchie. Quindi sicuramente ci sarà anche, dovrà esserci anche questo impegno, però è ovvio che non può essere una cosa che può fare soltanto la Regione Campania, soltanto il Presidente della Regione Campania. In ogni caso dobbiamo sfruttare tutte le opportunità, e certamente dobbiamo partire da queste, che ci sono, i soldi ci sono, devono essere sfruttati per creare opportunità, per creare sviluppo, per creare futuro. Grazie. Buonasera a tutti, e ovviamente scusate per il ritardo,
ma recupereremo, anche perché mi pare che i lavori si sono svolti in un tempo ragionevole, anche se è tardi, però cercherò di rubare pochissimi minuti della vostra attenzione e cortesia. Ovviamente inizio col ringraziare Graziano per l'invito, per la manifestazione, anche Antonio e ovviamente l'agronomo per la essenziale breve considerazione, ma molto utile. Saluto voi tutti, è inutile, eravamo insieme a Stella Cilento con Mauro e con Luca, i tanti amministratori, amici di sempre. Vedete, è un anno che ho questa responsabilità nel campo dell'agricoltura, ho avuto questo grande privilegio di De Luca di interessarmi di agricoltura, caccia e pesca in Regione Campania, che resta una leva formidabile per lo sviluppo, per l'occupazione. Ed è chiaro che una cosa è parlare dell'agricoltura intensiva, quella delle aziende strutturate, competitive, moderne, quelle della pianura, è una cosa diversa è parlare delle aree interne, delle aree rurali. Sebbene il PSR è lo strumento che guarda sia all'agricoltura che deve essere competitiva, audace, forte, moderna, innovativa e guarda anche poi allo sviluppo rurale. Sviluppo rurale di cui bisogna parlare, ma un attimo prima bisogna fare una brevissima ma impetuosa analisi. Non è la prima volta che c'è il PSR, si chiamava diversamente, il POP e il POR, sono circa 25 anni di fondi europei, non soltanto per l'agricoltura, ma stasera discutiamo, riflettiamo sul PSR, sull'agricoltura e sulle aree interne. Sono 25 anni che spendiamo puntualmente tutte le risorse, la performance dell'agricoltura è sempre stata la migliore, quindi non è che abbiamo il problema che non sono arrivati i soldi o non li abbiamo spesi. Li abbiamo spesi e ne abbiamo spesi tanti anche nei nostri paesi, ma è stata una spesa non efficace ai fini dell'occupazione, del lavoro e soprattutto del miglioramento dell'agricoltura. Abbiamo fatto e rifatto strade rurali, invasi spaziali, abbiamo aperto agriturismi, bed and breakfast e case vacanze e poi le abbiamo chiuse. Quindi abbiamo intercettato, speso, catturato fondi di cui, tranne qualche rara eccezione, non c'è traccia e quindi noi viviamo nuovamente e forse più gravemente una fragilità socio-economica rispetto alla quale non è che noi possiamo scegliere, perché ci sono due cose da fare. O c'è la rassegnazione, che leggo dappertutto, non soltanto nel Cilento, a Gioia Cilento, ma nell'Alto Casertano, nell'Irpinia, nel Beneventano, senza voler considerare le aree urbanizzate, antropizzate della Regione Campania, dove ci sono altri problemi, non sono i nostri, non sono quelli dello spopolamento, al contrario, del Cilento, del Vallo di Diano, e sono gli stessi problemi dove c'è un'agricoltura che fa preoccupare per tante cose. La prima, il 70% delle aziende agricole, poi parleremo delle dimensioni, dell'organizzazione, della cooperazione, delle produzioni, è condotta da ultrasettantenni. Quindi noi tra qui a 5, 10, 15 anni, se non ci sarà una inversione, un ricambio generazionale, che certamente non può avvenire con l'agricoltura che ci ritroviamo, che il ricambio generazionale non può avvenire, che l'attuale azienda, l'attuale fondo viene trasferito al figlio e il figlio decide se eventualmente il genitore è imprenditore agricolo di continuare un'attività che non consentirà mai di vivere dignitosamente. Però ci saranno le conseguenze rispetto all'abbandono, spopolamento quindi delle aree interne, emergenza idrogeologica, gli incendi, il cambio della biodiversità, la perdita di superfici agricole perché ci saranno boschi e macchia mediterranea che occuperanno anche uliveti, vigneti. C'è la questione quindi di un'agricoltura che ci fa preoccupare e che ci fa preoccupare moltissimo. E però
Noi non possiamo continuare a fare le stesse cose che abbiamo fatto fino a ieri, a fare insomma spesa senza che ci sia poi la possibilità di fare produzioni, di creare reddito, di creare ricchezza. Perché se la dimensione aziendale resta quella che è, sarà difficile coltivare, sarà difficile produrre qualità, sarà difficile vendere il prodotto. Perché noi vogliamo parlare anche di un settore dove oggettivamente noi abbiamo milioni di piante di ulivo, ma non ci sono le olive, nel senso che oggi la coltivazione dell'uliveto per la stragrande maggioranza dei casi è fatta per l'autoconsumo. Aspettiamo se viene l'annata, ma qual è invece la dedizione all'uliveto per coltivarlo, trattarlo e poi anche la molitura, la trasformazione? Cioè noi se non cambiamo mentalità non andremo da nessuna parte. Stessa cosa avviene per il fico bianco. E noi stiamo parlando di produzione di marchio, di qualità, stiamo parlando di DOP, cioè quel bollino dove c'è una reputazione, una credibilità e che sui banchi della piccola, grande e media distribuzione va a ruba perché è prelibato, perché è raro, perché è buono, perché è sicuro e perché è salubre. Ma noi sì, i banchi con le nostre produzioni non ci siamo perché non c'è la produzione. Noi non produciamo nulla, tranne qualcuno che fa qualcosa e riesce a metterlo sul mercato. Quindi qual è la cosa che dobbiamo fare e quali sono le cose che possiamo e dobbiamo fare per forza? Due, produrre qualità e la cooperazione. Cooperazione che significa? Aprire una pagina di fiducia tra i proprietari e tra le aziende agricole. Significa che il giovane deve avere un balzo e rinunciare all'individualismo e che non si va da nessuna parte. Oggi per i giovani c'è una grande opportunità. Prima si diceva dei difetti, delle cose che non vanno, della burocrazia. Certo, io ho trovato un PSR dove non avevano ascoltato nessuno, dove non si, i funzionari scrivevano i bandi soltanto per non pigliarsi responsabilità e non erano fatti per aiutare famiglie e aziende, ma per evitare che ci siano imbrogli, per evitare che ci siano, insomma, che si approfitti della risorsa comunitaria. E non va bene. Che noi eventualmente, saluto il sindaco di Capaccio Pestum, dottor Italo Vozza, dottore Nise che gioca in casa. Stavo dicendo, cioè noi quindi dobbiamo operare una rivoluzione che è prima dentro di noi e oggi c'è una grande opportunità. Stavo dicendo, il PSR aveva mille difetti e non si parlava delle cose positive che c'erano. Noi abbiamo fatto una modifica poderosa dopo che avevamo ascoltato, dopo che abbiamo evitato che soltanto i CAD e le organizzazioni di categoria potessero avere il ricepimento e la trasmissione delle pratiche. Abbiamo aperto a tutto il mondo delle professioni. Siamo per finanziare la consulenza gratuita al 100% alle aziende. Abbiamo attivato i gruppi di azione locale e anche qui abbiamo portato da 13 a 15 i GAL per evitare che ci siano territori esclusi. Il GAL avrà 7 milioni di euro di finanziamento. Voi siete in un'area interna, arriveranno ulteriori milioni di euro. Ma per fare che cosa? Li spendiamo. Siamo tutti contenti perché non li abbiamo restituiti. Ma le grandi questioni che abbiamo e che ci hanno portato a questa povertà, noi dobbiamo incominciare a chiamare le cose come sono. Noi stiamo scivolando e molta gente sta scivolando nella trappola della povertà, anche i professionisti. Allora, o prendiamo coscienza che bisogna fare le cose diversamente, che c'è bisogno di un progetto imprenditoriale, che non è che qua aspettiamo il bando che esce e poi vediamo che cosa possiamo fare. No, noi dobbiamo avere un'idea sul territorio, che non deve essere manco un'idea dell'individuo, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Allora incominciamo a dire quali sono i valori, le ricchezze, qual è il patrimonio che abbiamo in un territorio e lo dobbiamo organizzare. E noi non dobbiamo essere scienziati originali, noi non ci dobbiamo inventare nulla. Noi dobbiamo soltanto replicare quello che hanno fatto gli altri in altri territori, che avendo meno di noi non hanno la sofferenza e la fragilità economica che abbiamo noi.
E quindi l'invito al GAL, all'area interna, alle comunità montane, i comuni, e sto parlando di responsabilità di classe dirigente negli enti territoriali, ma pensate che però lo sviluppo lo possa fare soltanto la politica? O la politica ha tutte le responsabilità delle fragilità, dei difetti, delle cose che non vanno? Certo, ci sono tante responsabilità. Oggi però è il momento non di fare processi e ricercare responsabilità che abbiamo tutti, pubblico e privato, professionisti e imprenditori, sindaci e consiglieri provinciali. C'è una responsabilità generale di tutti, però è il momento non delle responsabilità e delle colpe, ma oggi il momento delle soluzioni. E il modello ideale per fare le cose lo conosciamo a memoria tutti. Come si fa? Perché poi tutte queste paroline, la cooperazione, la qualità, la sinergia, fare rete, no, incominciamo a dire come si fa. Allora lo dico ai giovani. I giovani oggi non debbono guardare all'agricoltura così com'è, che ovviamente è mortificante. Oggi fare l'agricoltura come la facciamo da noi è un ripiego, perché non riusciamo a fare altro. Incominciamo a guardare lo scenario di quello che accadrà nel mondo, perché poi noi non siamo nel bago da seta, nel senso che siamo chiusi là. Nel mondo nel 2050 saremo 9 miliardi di persone. Sempre più nel mondo ci sono milioni di persone che si possono consentire cibo, cibo di qualità, prelibatezze, cose buone, cose genuine. E io credo che quando parliamo di cibo, di food, di qualità, di prelibatezza, di piacere di mangiare, io penso che il Mezzogiorno d'Italia, la Campania e in questo anche il Cilento la possiamo fare da padrone, se riusciamo a produrre però. Perché poi, parliamoci chiaro, non è che tutto questo torpore, tutto questo grigiore, anche in Campania, noi abbiamo esempi di cooperazione. La mozzarella di bufala, abbiamo il sindaco di Capaccio Pestum, è il quinto consorzio in Italia, fa 550 milioni di euro di fatturato. Quindi esiste anche da noi la cooperazione, la qualità, la produzione, 13.000 aziende, allevatori, quindi addetti, ci saranno 30-40.000 persone che lavorano dietro l'oro bianco che è la mozzarella di bufala. L'altra sera sono state a Parite, un comune vicino Casal di Principe, aree conosciute soltanto per i disastri della criminalità, terra dei fuochi, delle cose che non vanno, e invece no, vai là e poi trovi a Parite una cooperativa di 120 soci che da 57 anni stanno insieme, lavorano 500 ettari di terreno, 1000 persone che lavorano, i primi produttori in Italia di fragole. Quindi non è che noi dobbiamo andare nel Trentino a scomodare la Melinda o l'aceto balsamico di Modena o il prosciutto di Parma o il parmigiano. No, noi in Campania abbiamo esempi di persone che con grande coraggio, determinazione, con capacità, con professionalità, si sono messi insieme e lavorano e creano ricchezze, e creano PIL. Quindi noi lo dobbiamo. Nel Cilento che cosa possiamo fare? Nel Cilento abbiamo 3 DOP, abbiamo olio, vino e fichi. Tranne il vino che sta galoppando, diciamo, ci sono realtà vitivinicole nel Cilento che stanno andando bene. L'anno scorso, per esempio, abbiamo premiato a Vinitaly con il premio Gran Canale l'azienda San Salvatore di Pestum, giovanissima, che ha vigneti a stio, no? Mi pare che non parliamo di cose lontanissime. Abbiamo aziende che stanno lavorando bene, stanno conquistando mercato locale, nazionale e anche estero. Sulla questione dell'olio invece facciamo proprio ridere, perché abbiamo oli di scarsa qualità, tranne qualcuno, e ci sono giovani che si stanno, ma abbiamo una capacità di lavorare, di raccogliere, di produrre davvero, che non andiamo da nessuna parte. Il fico bianco del Cilento, una prelibatezza proprio nostra, il dottato è solo qua. Svendiamo il prodotto fresco, perché poi
La nostra debolezza è quella che i nostri prodotti non riusciamo a trasformarli e quindi mettere valore aggiunto sulle cose. Svendiamo il fresco e poi lavoriamo il figo della Turchia o della Calabria se va bene. Quindi vedete quante responsabilità ci sono anche in noi. E c'è la questione, siamo in un paese dove è famoso per la soppersata. Anche l'ultimo film Benvenuti al Sud l'ha resa ancora più anche qui, e quindi c'è una grande è rinomata, però anche qui dobbiamo lavorare sulle quantità. Io capisco che ci sono anche difficoltà, per esempio in Campania è vietato l'allevamento dei suini allo stato brado, è vera sta cosa. Io lavorerò nelle prossime settimane per far approvare una legge che consenta l'allevamento dei suini allo stato brado, perché poi noi dobbiamo fare la nostra parte, perché se è vero che c'è qualcuno che lo vuole fare, lo dobbiamo mettere anche nella condizione di poterlo fare. Allora stavo dicendo, per i giovani c'è una grande opportunità, da 18 a 40 anni, e poi davvero rapidamente concludo, oggi chi vuole intraprendere ci crede nell'agricoltura, nella produzione agroalimentare, nell'ambiente, nel suo territorio, e vuole restare qua, cioè sceglie di lavorare, lottare nella sua terra, cioè di restare qua, lo assume come valore irrinunciabile di restare nel proprio territorio, ha una grande opportunità. C'è un premio a Gioi, un giovane che vuole fare l'imprenditore agricolo, il coltivatore diretto, ha un premio di 50.000 euro secco, solo che inizia, e ci sono contributi che arrivano fino al 90% sull'investimento. Poi abbiamo i progetti di filiera. E non è solo l'agricoltura. Per esempio ci sono le attività extra-agricole. Cioè oggi, se a Gioi, c'è un giovane che vuole aprire un genere alimentare. Che questi sono servizi che in un paese come Gioi, Moio, Novi, Torchia, non dovrebbero pagare un euro di tasse, perché quello è un servizio pubblico, perché sfido a mantenere aperto un negozio di genere alimentare in un paese come questo. Anche questo è finanziato, c'è un premio di 40.000 euro e l'attività può essere finanziata fino a 200.000 euro. Stiamo parlando di attività extra agricole. Però se il giovane ha l'ingordizia di fare una pratica perché poi dopo 5 anni la deve chiudere, non la fate perché roviniamo, consumiamo soldi, creiamo una concorrenza sleale, scorretta nei confronti di chi tiene una bottega in attività aperta e paga le tasse. Però vedete quante occasioni ci sono, i progetti di filiera. Abbiamo approvato il progetto giovani, nel senso il pacchetto giovani, perché prima bisognava fare una domanda per il premio con la misura 6 e una domanda con la misura 4 per fare l'azienda. Oggi c'è il pacchetto giovani con un'unica istanza, si fa la 6 e la 4. I progetti di filiera, oggi c'è, per dire, approvato un bando con 35 milioni di dotazione per la trasformazione dei prodotti agricoli. Oggi se uno vuole fare un frantoio, una cantina, vuole trasformare, fare marmellate, qualsiasi cosa, oggi c'è il contributo fino al 50% elevato al 70% nelle nostre aree, cioè c'è una grande occasione. Poi è chiaro, se la mentalità è quella di non voler rischiare, investire, che non c'è cultura d'impresa, non si vuole lavorare, o si pensa insomma che la vita è giocare nelle macchinette o qualcuno che ci lascia nell'eredità, cioè non andiamo da nessuna parte. Qua sono sacrifici, lo sappiamo, però la cosa importante è che dobbiamo legare al sacrificio, alla serietà, al rigore, il risultato finale, e ce la dobbiamo mettere tutta. Perciò io sono anche molto fiducioso, io è un anno che sono all'agricoltura, abbiamo preso in mano la questione della forestazione, stiamo pagando gli arretrati, nel mese di aprile approveremo la riforma della forestazione. Oggi gli operai idraulico-forestali non possono fare quasi nulla sul territorio, avranno competenza di fare la manutenzione generale di tutto il territorio, dalla pulizia delle strade allo spazzamento della neve, potranno e dovranno fare tutto. La questione dell'UMA, è vero, la competenza è passata alla regione, la burocrazia incapace e classe dirigente che non meriterebbe lo stipendio che hanno e il ruolo che hanno, non hanno valutato che mettendo a regime
il programma della provincia di Napoli, che ha 1000 pratiche, avrebbe messo in crisi la provincia di Salerno, che ha 13.000 pratiche. Io quello che potevo fare, e ho fatto con fermezza, è che ho consentito, dal punto di vista cartaceo, i 7-12, quindi fino a luglio, una persona che presenta l'istanza è autorizzata al consumo del carburante che aveva l'anno scorso per 7 mesi. Ma è chiaro che noi dovremo ripristinare sicuramente il servizio con il programma che era precedentemente utilizzato. Però vi dico che lottare contro la burocrazia regionale è difficile. Non vi parlo dei consorzi di bonifica, 300-400 milioni di euro di debiti. Settore dove la politica non dovrebbe proprio c'entrare niente, perché là si dà l'acqua e si toglie l'acqua quando è in esubero, quando piove. E quindi, ecco, è un ruolo molto, molto, molto delicato, ma allo stesso tempo anche avvincente. Per esempio, noi siamo qua in una zona dove più a monte, al di là del cinipide, ma la castanicoltura era un settore che da anni, da decenni, attendeva una riforma, perché oggi il castagneto, fino al 23 di marzo, era considerato bosco. Quindi nel bosco tu non puoi fare trattamenti fitosanitari, nel bosco non puoi fare il PSR, nel bosco non puoi fare determinate cose. Oggi, grazie, se volete, a chi c'è presente qua, oggi il castagneto da frutto è considerato fruttito e quindi si possono fare trattamenti fitosanitari che sono consentiti nel biologico, quindi il piritro, quindi si può fare l'OCM frutta, si possono accedere ai fondi del PSR. Vedete come possono cambiare le cose. E la castanicoltura, per chi fa politica e viene da altre aree che non le la sottovaluta, perché dice ma che poi tutto sommato, e non capiscono che ci sono comunità che vivono con la castanicoltura. E la questione delle foreste, non è possibile che le foreste sono un costo per la regione, il patrimonio forestale deve essere messo a regime, quindi per il legno, per la biomassa, per i frutti di bosco, per la fruizione turistica. Dobbiamo mettere mano agli usi civici, migliaia di ettari che sono in mano a persone che pigliano in misura e superficie senza fare nulla. Allora, abbiamo fatto un po' tardi e sono dell'avviso che oltre all'entusiasmo di Luca e di ognuno è bello, soprattutto quando ancora un partito tradizionale, che non è quello di Facebook, della rete, insomma di populismi che alimentano la paura, alle 9 di sera in un piccolo paese c'è una sala ancora piena, vuol dire che c'è ancora fiducia nello strumento della politica per rappresentare i territori e soprattutto per ricercare le soluzioni. Però ve ne dovete andare convinti che ci sono tante cose che non vanno e che è chiaro che c'è bisogno anche di tempo, perché a problemi seri e complessi non ci sono risposte semplici. Però vi posso assicurare che io non c'è giorno che vado a Napoli e non ritorno nel mio Cilento con un passo avanti rispetto alle soluzioni, che non sono soltanto del Cilento, perché io nell'Alto Casertano, nel Beneventano, nell'Altirpini assumo impegni e io porto a termine gli impegni con delle soluzioni. Ed è chiaro che oggi io sono qua nel Cilento, sono avvantaggiato perché conosco ogni centimetro, conosco uomini e cose, ma il mio impegno è regionale, certamente senza alcun pregiudizio nei confronti degli altri e senza privilegi nei nostri confronti. Però vedete quante cose, noi abbiamo fatto il GAL, 7 milioni di euro, però incominciamo a spenderli bene. Vogliamo integrare con le aree interne avranno altri 15-20 milioni e soprattutto, e concludo davvero, noi stiamo facendo un grande lavoro con De Luca di integrazione dei fondi, con la programmazione unitaria, perché se noi pensiamo di sollevare da questo, diciamo, da questa condizione di fragilità le aree interne soltanto con il PS, quindi con l'agricoltura, pensiamo di superare i problemi, noi invece dobbiamo mettere i fondi per l'accessibilità delle aree, per la viabilità, per la banda larga, il turismo deve fare il suo corso, la promozione del turismo, l'aeroporto di Ponte Cagnano, perché è inutile che poi parliamo di turismo, a parte il fatto che noi non siamo in condizione di farlo il turismo. Soprattutto nelle aree interne non abbiamo proprio capito
che il turismo delle aree interne non è quello della costa, non è quello delle persone che amano la confusione. Noi dobbiamo intercettare il turismo rurale, quello ambientale, dobbiamo valorizzare la dieta mediterranea, quella esperienziale, dobbiamo far vivere lo stile di vita che è rinomato nel mondo e che ha ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO. Quindi queste sono le cose sulle quali dobbiamo lavorare insieme. Vedete, la politica può fare da sua parte, e vi assicuro che da questa parte c'è gente che lavora. Luca in provincia, Mauro al Gallo, Italo, i tecnici. Però se non c'è da parte dei privati la voglia di investire, di rischiare, di restare qua e di fare cose di qualità senza fare l'arrembaggio dei fondi, perché questa è, qua c'è gente che aspetta il momento di pigliarsi i fondi e poi chiude le attività. È un fatto di cambio culturale. Non, guardate, dove c'è disagio economico c'è prima disagio culturale. E la prima rivoluzione la dobbiamo fare dentro di noi. Io più che altro, quando vado in giro, stimolo proprio su questo. E cerco, da buon agricoltore, di mettere un semino di altre cose, non di essenze vegetali o arbore. Il seme della sicurezza, cioè noi dobbiamo essere convinti che ce la possiamo fare, dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo mettere passione, dedizione nelle cose e dobbiamo avere la speranza, che non è soltanto una virtù cristiana. Cioè noi dobbiamo sapere che se stasera siamo qua è servito a qualcosa e domani capiterà qualche cosa se la vogliamo far capitare. Cioè il destino non è una cosa che dobbiamo aspettare, come diceva Pino Daniele, aspettiamo la sorte. No. Il destino lo dobbiamo provocare, dobbiamo far accadere le cose che desideriamo. E qua ci sono tutti gli elementi, c'è la politica, ci sono gli imprenditori, ci sono persone anziane che hanno esperienze, che possono dare una mano ai giovani. Ci sono giovani con grande coraggio, con grande determinazione e con grande passione. Io quando trovo giovani che ancora parlano di politica con entusiasmo, con fiducia, io sono contento, vuol dire che c'è ancora speranza. Che oggi i giovani purtroppo sono molto condizionati da chi promette tutto, da chi promette il reddito di cittadinanza. Ma immaginate se incominciamo a dare 700-800 euro a tutti, e chi fatica più? Ma scusate, ma leggessero anche il secondo comma dell'articolo 4, dove il primo comma dice che il diritto è un diritto il lavoro. Ma nel secondo comma dice pure che ognuno deve, no, contribuire al. E allora lo dico anche ai giovani: è troppo comodo, è troppo facile. Parliamo di immigrazione, ovviamente. Vedete che diceva Vico, che è stato nel nostro cilento, corsi e ricorsi storici. Così si inizia. Vedete, 70-80 anni fa. 70-80 anni fa. Quindi non. Parliamo di secoli fa, così si è iniziato il nazionalismo, il protezionismo, la chiusura contro gli altri, contro le altre razze, e si è arrivati ai forni crematori. E mi dovete dire qual è la differenza di quello che 70 anni fa ammazzava le persone in quel modo e un'altra società civile che vorrebbe che noi nell'indifferenza facciamo affogare e annegare bambini, donne, persone che scappano dalle guerre, e se fosse pure non dalle guerre ma dalla fame. Vedete come le cose possono degenerare. Trump che vuole mettere muri, oggi vuole mettere tassazione sulle importazioni del 100%. Vedete che sono cose drammatiche, sono cose drammatiche. In Ungheria chi vuole alzare i muri? Ma io solo che li vedo, quei poveracci, quella povera gente, davvero, ma sembrano le immagini dei campi di concentramento. Ma li avete visti quelli che dall'est Europa arrivano dalla Siria, tutti infilati, con una scodellina che cucina? Ma là sono scene della Shoah. E si può scivolare quando non c'è una politica autorevole, forte, che è fatta di sentimenti, di valori, di principi. E oggi c'è chi alimenta la paura, e giustamente, se incominciamo a dire quelli si vengono a pigliare il nostro lavoro, e quelli si pigliano le case, e quelli si pigliano, vanno in albergo, solleticare queste cose oggi nel primo momento è vero, insomma, ma noi non dobbiamo essere così, ma non è così. E vi dico un'altra cosa e poi chiudo.
Se in Italia non ci fossero gli extracomunitari, l'agricoltura non esiste. Non esiste. Quindi abbiamo fatto anche più del... ho utilizzato molto più tempo di quanto avessi il diritto di utilizzarne, però vedete che poi da una cosa si passa all'altra, la passione è tanta, spero che non vi siete annoiati, però ritornate a casa con la consapevolezza, convinti che c'è gente che ancora fa politica con passione, con dedizione, con coraggio, che ci tiene a cambiare le cose, e quindi se ci date una mano e se voi ci credete in queste cose, ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare per forza. Noi dobbiamo soltanto replicare quello che hanno fatto altrove, avendo meno di noi. Siamo in un parco nazionale, 4 riconoscimenti, ma è inutile che le elenchiamo queste cose, perché queste sono cose che se non le organizziamo e facciamo le azioni concrete non servono a niente. Avere un marchio di qualità di olio e poi non si producono non serve assolutamente a niente. Comunque spero che ci siano state tante persone che hanno usufruito soprattutto della misura 6. Considerate che la misura 6, cioè i giovani che intraprendono l'agricoltura, nessuno ci scommetteva. In un solo bando abbiamo avuto più domande di quante ne sono state fatte in tutta la programmazione 2007-2013. Quindi un grande successo, ma mi auguro che davvero ci sia un successo dei territori, che si possano raccontare sempre cose positive e non purtroppo avere riunioni dove la disperazione la fa da padrona. Grazie e buona serata.